Buongiorno a tutti, io sono Druci Alba e questo è il mio canale. Ho deciso di iniziare facendo l'outrotube tag, in modo che possiamo conoscerci un po' meglio e che possa darvi anche un'idea di cosa aspettarvi in materia di video. La prima domanda è: come hai scoperto outrotube? Io ho scoperto outrotube attraverso i video di Kate Cavanaugh, è stata la prima persona di cui abbia visto i video in inglese. E mi si è aperto un mondo perché scrivo da molti anni, ma non mi era mai venuto in mente di seguire il percorso su YouTube di altri scrittori o aspiranti scrittori. E quando ho trovato i suoi video, li ho guardati e da lei sono poi passata a tutti gli altri, diciamo, altri YouTuber della sfera inglese, americana, in generale, che parlano in lingua inglese. Per quanto riguarda OutroTube, la parte italiana, purtroppo non conosco ancora molto bene, anche perché da quello che so siamo molto pochi, quindi di conseguenza speriamo si espanda, ma per il momento sono più sull'altro lato del tutto, ecco. Che genere scrivo? Scrivo praticamente tutto ciò che mi ispira. Per grandissimo tempo, gli ultimi 10 anni all'incirca, sono stata una fanwriter principalmente, quindi scrivevo fanfiction, scrivo ancora fanfiction su principalmente EFP, Wattpad e Archive for Our Own, o AO3, sia in inglese che in italiano, principalmente nel fandom di Harry Potter, ma ne ho visitati molti altri nel corso degli anni, diciamo che però quello più vicino al mio cuore è quello. Per quanto riguarda storie originali, mi piace molto scrivere storie romantiche contemporanee, mi piacciono storie con tematiche LGBT e storie con tematiche young adult o paranormal romance o comunque fantasy, diciamo genere fantasy romantico, avventura, spazio un po' ovunque. Tempo verbale o persona preferisco. Come tempo verbale io uso il passato. Non ho mai scritto niente al presente, credo, o se l'ho fatto, l'ho fatto in maniera molto rara. Principalmente uso il passato. Come persona, direi la terza persona. Scrivo anche in prima, ma per la maggior parte direi terza persona. Mi è più facile entrare nella testa di più di un personaggio, mentre ovviamente con la prima persona sono limitata solamente al personaggio che ho scelto, diciamo. Di conseguenza, appunto, terza persona e tempo passato. La prossima domanda è relativa a se sei una Panzer, una Planner o una via di mezzo. Per chi non lo sapesse, una Panzer è qualcuno che improvvisa, quindi non pianifica niente della storia e scrive tutto improvvisando, appunto. Una Planner invece è qualcuno che deve pianificare dall'inizio alla fine la storia e tutti i dettagli prima di poterla scrivere. Un Planzer o una Planzer è qualcuno che è una via di mezzo, quindi qualcuno che deve sia lasciarsi un po' di libertà nella scrittura, sia avere qualcosa di pianificato. E io rientro in questa categoria intermedia. Non pianifico l'intera storia, nel senso di outline, inizio, fine, eccetera, prima di iniziare a scrivere. Ma ho bisogno di buttare giù qualche dettaglio e qualche vago e generale aspetto della storia e della trama prima di poterla iniziare. Se la faccio troppo nel dettaglio, mi blocca il processo creativo, di conseguenza la storia non ha, diciamo, quel margine di movimento che invece avrebbe se non la pianificassi, appunto. Quindi io sono una via di mezzo, una Planzer. That's me. La prossima domanda riguarda autopubblicazione, pubblicazione tradizionale o inedito. Al momento io sono un'inedita, nel senso che ho pubblicato fanfiction e storie originali su Wattpad, FP e AO3, ma non ho mai tentato l'autopubblicazione, intesa come self-publishing o la pubblicazione tradizionale. È uno dei miei obiettivi del futuro, adesso che sto iniziando a lavorare su storie che sono un pochino più adatte al mercato e che sono appunto originali. Se dovessi scegliere, mi piacerebbe sia fare autopubblicazione che pubblicazione tradizionale. Per autopubblicazione mi ispira tantissimo Amazon. Sembra molto più versatile e più comodo modo di fare self-publishing.
da chi sei o vorresti essere pubblicato? Non ho intenzione di andare molto nel dettaglio. C'è qualche casa editrice con cui sarei interessata magari a pubblicare in futuro, ma non ho fatto una ricerca approfondita, quindi non me la sento ovviamente di fare nomi. Quali video ci stai andando sul canale? Questo è un qualcosa che è ancora in fase decisionale. Mi piacerebbe fare più o meno tutto quello che si può vedere su OuthorTube. Mi piacerebbe fare writing vlog, quindi vlog mentre scrivo, mi piacerebbe fare aggiornamenti di scrittura, quindi tenervi aggiornati sul processo, mi piacerebbe spiegarvi che cosa ho realizzato relativamente alla scrittura e al processo creativo nel corso degli ultimi 10 anni, quindi non esattamente consigli, più che altro una comunicazione di quello che ho capito da persona che comunque scrive da oltre 10 anni. E niente. Poi il resto si vedrà, mi piacerebbe parlare di libri in generale anche dal punto di vista della lettura. Non credo di poter fare vere e proprie approfondite recensioni, ma mi piacerebbe consigliare libri un po' come faccio sul mio account Instagram, o parlare in generale di libri che mi hanno colpito o libri, che mi piacciono o che ho già letto o libri che leggerò. Quando hai iniziato a scrivere? Ho iniziato a scrivere intorno ai 10-11 anni, i record più vecchi che ho risalgono al 2008, e storie ovviamente orrende, con una pessima grammatica, ragazzi, ero molto piccola. E ricordo già storie originali ai tempi, poi nel lontano, penso 2012, ho iniziato a entrare nei fandom, a conoscere il mondo delle fanfiction, e da allora mi sono spostata e da allora mi sono spostata molto sul lato del fandom, ecco, sul fan writing, più che lo scrivere in maniera originale, lo scrivere storie originali. Qual è stata la tua prima storia? È passato così tanto tempo che non sono sicura di poter davvero rispondere a questa domanda. Ricordo vagamente una storia che riguardava probabilmente draghi, viaggi nel tempo, un gruppo di ragazzi, amici. Era tremenda, ma immagino che la tematica fantastica, avventurosa, che poi si è comunque trasportata nelle mie storie, andando avanti, sia in un certo senso rimasta. Ricordo una storia riguardo una principessa e un cavallo e un re. Non lo so, ragazzi, sono passati 10 anni. Quando scrivi, segui l'ispirazione o pianifichi? Quando scrivo, devo avere almeno una vaga idea di quello che deve succedere all'interno della storia, a livello di capitolo, di scena. E in genere magari ho delle notes, degli appunti proprio buttati giù con l'elenco puntato, e da lì poi libero. Assolutamente seguo l'ispirazione. Dove scrivi e con che strumenti? Mi piace molto scrivere nel mio salone, nella sala, al tavolo da pranzo, perché è dritto di fronte a una finestra e mi permette di guardare fuori. Ma alle volte scrivo anche sulla mia scrivania, o scrivo seduta sul divano con il mio tavolo e il mio portatile. Alle volte scrivo a mano, in quel caso sempre o nel salone o in camera mia, dovunque ci sia un tavolo. Però principalmente, diciamo, uso il mio computer, il mio bambino. Cosa ti aspetti da OuthorTube? Mi aspetto di avere un posto dove parlare della mia scrittura in maniera libera, mi aspetto di avere un posto dove posso conoscere nuove persone, posso instaurare un dialogo con loro e in generale un posto dove divertirmi e condividere il mio percorso, perché penso di aver bisogno di condividerlo in modo da poter, non lo so, andare avanti e forse magari un giorno portare a termine in maniera completa una delle mie opere originali. E con quest'ultima domanda chiudiamo il video di oggi. È stato un piacere e spero che anche voi come me vi siete divertiti ad ascoltarmi parlare di queste cose. Devo dire che è stato molto più facile di quanto pensassi, probabilmente perché sto filmando col mio cellulare e posso letteralmente vedermi sullo schermo. Detto questo, spero che decidiate di seguirmi. Vi invito a lasciarmi un mi piace e a iscrivervi al canale se vi va. In descrizione trovate tutti i miei social network, che sono anche alla fine del video.
link dei miei profili in giro per il web se siete interessati a leggere le mie fanfiction o le mie opere originali su Wattpad, FP o AO3 in inglese o italiano. E niente, grazie per essere stati qui con me e alla prossima.